Gentili signori e signore, buon pomeriggio. A nome dell'ERCA porgo il benvenuto ed il ringraziamento per la vostra presenza. Un grazie particolare alla ditta Figli di Pinimpero per aver scelto la Trinità e il San Cristo, che da secoli è il luogo più caro per i nicesi, carico di storia, che ben si addice alla presentazione del volume Nizza Monferrato, cultura figurativa, XVI e XX secolo. Un interessante e piacevole pomeriggio ve lo auguro di cuore, pertanto cedo la parola anche al signor Sindaco per la sua discussione. Ma io credo che dobbiamo tranquillamente dire un grazie particolare alla famiglia Pero, all'azienda Figli di Pinimpero, credo francamente a Renzo Pero che da sempre ha animato la sensibilità di questa azienda rispetto all'investimento culturale. Parlo di investimento culturale perché quando si spendono soldini di un'azienda o di una famiglia in cultura, nelle cose che fanno vivere la storia, il presente e il futuro di una città, parlo dell'investimento più bello che si può fare. Perché... presentazione di un volume, oggi devo dire è una giornata pienissima di eventi in tutto il territorio piemontese e quindi porgo i saluti anche da parte di Cristina Lucca, poi la dottoressa Raviola che ha scritto un intervento di carattere storico e poi il professor Giovanni Romano che ha voluto scrivere la prefazione. Cervini, che ha appena parlato, ha scritto una bellissima postfazione che vi consiglio di leggere perché veramente merita, molto, molto piacevole, che parla appunto soprattutto di queste opere d'arte realizzate durante la Seconda Guerra Mondiale. Io non vorrei tanto parlare del libro perché comunque adesso ne riceverete tutti una copia, quindi avrete modo di valutarlo, di scegliere il metro di lettura per poterlo insomma valutare. Vorrei raccontarvi magari invece una cosa che sta prima del libro, cioè come mai io sono arrivata a Nizza Monferrato, anche perché questa è una domanda che tutti mi fanno. Io mi sono dedicata a questo territorio, ci lavoro, da circa 3 anni ho avuto anche l'incarico di dirigere la gipsoteca di Bistagno, che è in provincia di Alessandria, ma è proprio qui a due passi, basta svalicare dalla Valle Belva alla Valle Bormida. E una delle domande che mi trovo più spesso a dover rispondere è: ma lei è territoriale? Mi chiedono. Io in realtà non sono legata a questo territorio, non sono nata qui e non è di qui nemmeno la mia famiglia. Io sono torinese e mi sono veramente legata a questo territorio per la passione dello studio e poi del lavoro legato ai beni culturali. E vi voglio raccontare un episodio che non mi dimenticherò mai e che riguarda appunto il professor Giovanni Romano che ha scritto la prefazione di questo volume. Io mi sono laureata con lui, per chi non lo conoscesse Giovanni Romano è un grande storico dell'arte, è stato sovrintendente ai beni storico-artistici e poi ha scelto di dedicarsi completamente alla carriera universitaria formando decine di storici dell'arte agguerriti, come dice lui. E io sono veramente orgogliosa di far parte di questo gruppo di studiosi e di allievi di Romano. E io ricordo benissimo quando andai al quarto piano di Palazzo Nuovo, terrorizzata, a chiedergli la tesi. Io volevo laurearmi con lui in storia dell'arte moderna e ero veramente terrorizzata perché mi sentivo una nanetta di fronte al gigante. Ed ero pronta a subire qualsiasi strana domanda, difficilissima, e lui mi chiese: ma signorina, lei frequenta qualche paese del Piemonte?
E io dicevo, ma cosa vuole sapere? Chissà dove vuole arrivare, non ci arrivavo proprio, ero un po' timida davvero in quel momento. E io in quel periodo frequentavo Monbercelli, che è qui a due passi, perché avevo un fidanzatino di Monbercelli. Lo andavo ad aiutare a tenere la vigna, l'orto, e pensavo per me un futuro di contadina, non certo di storica dell'arte. Questo proprio sicuro, mi sembrava che l'ambiente degli storici dell'arte fosse troppo difficile, troppo competitivo. Allora Romano, Monbercelli incominciò a ragionare, lo conosceva bene Monbercelli perché c'è una pala dedicata alla Madonna del Rosario, del Caccia, molto bella, che tra l'altro anche un po' per questo ricordo affettuoso è stata riportata qui nel volume, e si voltò